Questa conferenza stampa per parlare dell'emergenza acqua che c'è nel nostro territorio e che non riguarda chiaramente soltanto le imprese agricole. Dobbiamo denunciare una situazione insostenibile, non se ne può più perché abbiamo tentato in tutti i modi, sono oramai decine lettere, dossier che abbiamo mandato alla Regione Calabria, richieste, quasi implorando, cercando anche di simulare e prevedere quello che poteva accadere. Puntualmente non abbiamo trovato alcuna interlocuzione, alcuna risposta. Anzi, abbiamo avuto delle risposte proprio concise dicendo non è possibile consentire l'aumento del rilascio proprio in questi termini perché altrimenti si supererebbe i volumi di convenzione fatti. E allora, stante la situazione climatologica che stiamo vivendo, oramai siamo dal 20 giugno che abbiamo temperature oltre i 35-36, non ha piovuto né ad aprile, né a maggio, né a giugno e né a luglio, non è possibile che come classe dirigente totale di questo, io mi ci metto anche io per la piccola parte che ho di potere e di poter decidere, allora è impossibile che ogni anno si verifichi la stessa cosa, quindi vuol dire che c'è una incapacità di fondo oppure una non volontà a risolvere determinate problematiche. La vicenda si sta acuendo, ci sono fibrillazioni nel territorio, credo che ci siano in questo momento dei presidi di agricoltori al bivio di Cutro, sulla strada che sale ad Isola e in altre parti, perché è da due giorni, da quando hanno abbassato i volumi dell'acqua, che noi non riusciamo più a fare il servizio. Ma quest'acqua sversa anche in mare? Sì. Dalle immagini che ci sono del drone, ci sono queste immagini? Allora, noi abbiamo fatto fare un piccolo documentario, vi forniremo adesso degli stralci di qualche immagine in cui si dimostra l'acqua che entra nella vasca di Calusia, che serve poi a fare tutte le forniture per la città di Crotone, per l'agricoltura, per la città di Roccadinete e così via, e vi forniamo anche le immagini di quelle che giornalmente, non per tutte le 24 ore ma in determinati periodi, con volumi molto alti, procede poi, va invece al mare dopo aver prodotto energia elettrica, va a mare. Questo contenzioso che si va a creare tra l'uso civile e l'uso potabile e agricolo con industriale non è possibile. Non è possibile. La Regione Calabria non ha potuto, per omissione, perché io posso pure provarlo e vi daremo i documenti, non è mai intervenuta a sancire quali sono le priorità. È vero che si è passati da un monopolio a una liberalizzazione in maniera automatica e io dico anche in maniera non buona, perché si sono create tante anomalie. È anche vero che la legge Bersani poi ha stabilito la scadenza automatica al 2029, però è anche vero che la Regione Calabria, solo con una delibera di giunta regionale del 2014, ha preso atto dei passaggi di Enel, Endesa e On e ha concessi nulla osta di questi subentri nella concessione. Il momento in cui tu rilasci un nulla osta è il momento in cui puoi dettare determinate regole. Questa cosa per omissione, superficialità, noncuranza, perché questo è un territorio, come lo dimostrano altre vicende di questi giorni, che è maltrattato dalla Regione Calabria. Ma non solo in questo, ma in tanti altri settori. E io credo che acqua e rifiuti sono le due cose più importanti che abbiamo nella nostra vita.